Bentornati e bentornate a una nuova puntata dedicata alle elezioni amministrative. Non solo il comune di Verona, altri comuni della provincia andranno al voto, alle urne, tra questi anche il comune di Cerea. E oggi abbiamo qui il sindaco uscente Marco Franzoni, candidato con la Lega e supportato da Fratelli d'Italia. Benvenuto. Grazie, grazie a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie direttore. Una laurea in scienze politiche, ha iniziato ad avvicinarsi alla politica da giovanissimo. Sì, è una passione che ho sempre avuto, quella politica, già dai tempi delle scuole superiori e poi abbracciata quando ho scelto di fare la facoltà di scienze politiche a Bologna e da lì poi è iniziato anche un percorso di militanza all'interno della destra, in quel momento proprio assistendo alla nascita di Alleanza Nazionale, partito con la quale poi sono rimasto fino allo scioglimento. Cosa le piaceva e cosa le piace chiaramente della politica, del fare politica? Ma in sostanza comunque la battaglia è sempre legata a una visione del mondo, a delle idee, a dei valori, a dei principi. Ecco, io mi riconosco nei valori della destra da sempre, anche se poi ci sono delle sfumature diverse, alcuni concetti dal conservatorismo al liberalismo, insomma, sono stati un po' denigrati, però potrebbero essere anzi delle chiavi di lettura per un mondo che invece sta andando in una direzione insomma, che adesso tra l'altro con il politicamente corretto insomma e del cosiddetto pensiero unico insomma sembra vietare un confronto invece democratico e diretto su tanti temi sulla quale ci sono delle sensibilità diverse che vanno assolutamente rispettate. Parlo di sensibilità, di valori, ma in questo senso anche di territori, di identità che vanno difese e rispettate, insomma. E la battaglia di principio è quella contro l'omologazione in generale dei consumi, del pensiero, dei costumi, delle lingue, ecco, la difesa della diversità in questo senso con un pensiero che proviene da destra è la battaglia principale. Ha trovato subito modo e subito sfogo a questa sua passione perché già dal 1998 è riuscito a trovare spazio all'interno del Consiglio Comunale, prima un paio di mandati in opposizione e poi invece in maggioranza, quindi una lunghissima militanza e tanto tempo dedicato davvero al comune di Cerea, più di 20 anni. Più di 20 24 anni, ormai. Più di 24, sì. È un'esperienza bellissima, insomma, sulla quale si discuteva prima con degli amici, non ci si pone neanche tanto non ci si fa molte domande sul perché, il per come. Si trascorrono tante ore, a volte anche inutili purtroppo, in mezzo ai problemi di sostanza, perché il sindaco, l'istituzione del comune soprattutto è quella che è chiamata a risolvere i problemi diretti dei cittadini e sono veramente molteplici insomma questi aspetti. C'è una passione in fondo e c'è quella che dicevo prima, una visione del mondo, quindi dei principi, dei valori ispiratori, ma poi c'è anche l'applicazione, lo studio, la formazione e la preparazione che dovrebbe avere una classe politica, dirigente e anche amministrativa, al di là del colore politico del partito, che può tranquillamente applicarlo anche negli enti locali e in comune, perché è bello poi risolvere con molta fatica, con l'ostacolo della burocrazia molto spesso, però risolvere dei problemi dà poi una bella soddisfazione, insomma, morale innanzitutto. Un ventaglio temporale, dicevamo, ampissimo, 24 anni, che le ha permesso di vedere il comune di Cerea, ma in generale tutto quel territorio, evolversi. Che tipo di disegno ha in testa, proprio pensando a quei primi anni di consiglio comunale, quando addirittura c'era la lira ancora, prima dell'euro, fino ad arrivare a questi ultimi anni? Ci sono stati sicuramente dei momenti facili, dei momenti più difficili. In generale, come descriverebbe questo arco temporale? Sì. Allora, io da sindaco
Mi sono, tra virgolette, beccato i 2 anni di pandemia Covid, insomma, che ha investito tutto il mondo, quindi non solo la nostra Cerea. Ma già da prima, quando ero assessore nel primo mandato dell'amministrazione Marconcini, ci siamo sempre beccati, tra virgolette, la grande crisi finanziaria del 2007-2008, certo, legata alla Lehman Brothers, poi con tutta la crisi finanziaria che poi è stata si è indirizzata all'economia reale. E la più grande crisi dopo quella del 29, insomma, quindi abbiamo sofferto in questo senso qua e ci presentiamo ai cittadini di Cerea, io personalmente, anche con un bagaglio di esperienza, di equilibrio anche, perché insomma superare alcune sfide difficili vuol dire anche essere maturi, essere pronti e preparati ad eventuali altre sfide. Non a caso adesso stiamo parlando ed affrontando, e ne vedremo purtroppo i risvolti nei prossimi mesi, di una crisi nel cuore dell'Europa proprio a seguito della guerra, quindi siamo preparati in questo senso, e il mio compito sarà quello di formare, di equalizzare, insomma, una squadra di amministratori pronti a tutto, insomma, a queste battaglie, ovviamente con una visione di prospettiva che deve essere quello del salto di qualità e del continuo cambiamento che, insomma, Cerea merita. Io l'ho vista, diceva prima, l'ho vista Cerea, al di là, ripeto, del colore dell'amministrazione, ho sempre visto una città abbastanza unita. Il percorso che ho voluto, tra l'altro, imprimere io in questi 5 anni di amministrazione è quello di volere una città che nelle grandi sfide, anche nelle piccole sfide, sappia unirsi, sappia presentarsi coesa, dal mondo delle imprese, al mondo dell'associazionismo, del sociale, del volontariato, e della politica anche. Noi dobbiamo pensare ad una Cerea protagonista nel territorio della pianura veronese, quindi non ci possiamo permettere di dividerci in battaglie di campanile all'interno della propria città. Questa è stata la sfida, e io sono contento di aver visto un paese cresciuto in questo senso, cresciuto non solo dal punto di vista economico, economico dico, che ha tenuto botta, nel senso che è cresciuta, sì, rispetto alle grandi turbulenze di cui parlavamo, rispetto al territorio circostante, però dobbiamo tener conto che ovviamente non è più la stessa economia di 20 anni, certo, o di 30 anni fa. Però si è riqualificata, i ceretani, come in generale tutti i veronesi, i veneti, è gente laboriosa, creativa, che si sa sacrificare, e anche per esempio la crisi sistemica, strutturale, che aveva investito il settore del legno arredo, dove c'è stata comunque una selezione negli ultimi 20 o 30 anni, ha tenuto botta con delle aziende che si sono rinnovate, c'è stato un ricambio generazionale in questo senso qua, e continuano a fare ricerca, sviluppo di mercati e formazione in questo senso. Noi li accompagniamo e li rafforziamo. La parte rimanente si è riqualificata anche in altri settori produttivi e commerciali, e vedo che, insomma, la tenuta economica della città è positiva. È cresciuto come paese anche dal punto di vista demografico, in controtendenza rispetto ad altri comuni, insomma, sempre della pianura veronese, quindi sono contento di amministrare, di essere sindaco di una città che per me mi piace definire vivace. Guardando proprio a questi ultimi 5 anni, quindi, ha fatto da sindaco, parlava prima del Covid, c'è stato anche chiaramente il tempo per amministrare e per portare a casa anche dei progetti e delle idee che 5 anni fa avevate nel programma. Qualcuno di questi punti, di questi obiettivi centrati, che, di cui va un po' più orgoglioso rispetto ad altri? Allora, gli ultimi, per dire che posso veramente essere orgoglioso, nonostante il parere contrario, per esempio, degli uffici tecnici, era la partecipazione al bando di rigenerazione urbana. Noi ci siamo imposti come amministrazione per partecipare a questi bandi. Noi ci siamo fatti trovare pronti, perché sulla pianificazione, sulla progettazione dobbiamo essere pronti a qualsiasi occasione finanziaria, e abbiamo partecipato. E mentre in un primo momento la rigenerazione urbana non aveva sostanzialmente bocciato quasi tutti i comuni del nord, seguito anche della battaglia soprattutto dei parlamentari della Lega,
in Parlamento sono stati un po' rivisti i criteri e Cerea, come tanti altri comuni del nord, anche veronesi, sono stati ripescati. Questo ci ha permesso di portare a casa ben 3 milioni e mezzo di contributi su un totale di 7 progetti di riqualificazione urbanistica e di rigenerazione urbana. A questi soldi si sommano altri 2 milioni di euro portati a casa per la riqualificazione del polo scolastico delle medie, oltre che della viabilità interna, ed altri 3 milioni circa di fondi che abbiamo ottenuto negli anni dalla provincia piuttosto che dalla regione. Ciò significa un monte complessivo di 9 milioni di euro di investimenti. Questa è la battaglia che già abbiamo vinto e che vedremo concretizzarsi per molti progetti nel corso dei prossimi 5 anni. Poi altre sono state le sfide, insomma la crescita per esempio degli eventi, pandemia a parte. Si è ripreso anche con gli eventi. Sì, nella REXP, sì, che ha creato molta attenzione, molta curiosità a partire dall'evento di Creativando, con laboratori attorno al tema della famiglia e del sociale, e il tema di pianura golosa, anche lì promuovendo un prodotto tipico che insieme a Slow Food cerchiamo di portare avanti, che è la stortina, ma promuovendo in generale tutte le eccellenze. Questo è lo scopo anche di un ente fieristico, promuovere le eccellenze del nostro territorio, che sono paesaggistiche, che sono naturalistiche, che sono architettoniche, insomma ne abbiamo, siamo orgogliosi, dobbiamo iniziare nei prossimi 5 anni anche a pensare ad un turismo che sarà sempre un turismo di nicchia, sarà sempre in numeri limitati, ma un margine di crescita a Cerea, nella bella pianura veronese, attorno alle ville, le pievi, ad un'agricoltura anche, perché no, sostenibile, lungo i nostri fiumi, percorsi ciclabili, su questo stiamo facendo delle belle operazioni anche con la regione, ci deve essere, quindi il turismo sarà uno dei temi, oltre che al sociale, come si diceva prima, certo, perché forza. Dobbiamo comunque investire sicuramente più risorse e anche investire in maniera magari più intelligente, cercando di fare rete il più possibile con una consulta che mette insieme tutto il terzo settore presente e di volontariato Cerea. Tema degli anziani, e noi pensiamo in una casa di riposo, bella realtà, istituzione a Cerea, a De Battisti, che pensi anche a fornire servizi a domicilio per i nostri anziani. E, insomma, le idee ci sono, non abbiamo mai venduto in questo senso fumo e cerchiamo ecco di impegnarci, di essere concreti, far parlare i fatti e di lavorare insomma in questo senso. Ha anticipato già molti insomma dei punti che avete intenzione di portare avanti, allora insomma l'elettorato vi dia la possibilità. Un altro, aggiungiamo magari qualche altro sguardo proprio sul futuro, il vostro programma per esempio elettorale di questo 12 giugno prevede altri punti in altri settori, in altri ambiti? Sì, allora oltre a quello che dicevo prima attorno al tema del turismo, con le infrastrutture innanzitutto più importanti che sono le ciclabili, una di interesse regionale, la Treviso Stiglia, l'altra lungo il Menago, il fiume Menago, sì, collegando nord e sud di Verona e la Treviso Stiglia sud. Oltre al tema del turismo c'è creare le condizioni favorevoli all'insediamento di nuove attività produttive o commerciali in Cerea, perché l'obiettivo è ovviamente creare nuova occupazione. In questo senso stiamo dialogando con un comune importante che è Legnago, nostro confinante, per creare le condizioni di unire di fatto le due zone industriali, artigianali e creare il maggiore sviluppo sfruttando il più possibile l'asse della Transpolesana. Oltre a creare le condizioni di un potenziamento ancora di più del polo logistico che è cresciuto e nato attorno al nostro supermercato Tosana, insomma. Sviluppo economico, vanno create le condizioni, l'abbiamo fatto anche in questi 5 anni, lo confermeremo. Per esempio un'iniziativa importante è stata la riduzione dei valori ai fini IMU dei terreni edificabili a livello produttivo di un 20%, è stata una riduzione che insomma ha favorito probabilmente l'insediamento. Assolutamente l'insediamento. Bisogna creare queste misure incentivanti, sì, no? Sì, per sì. Attrarre nuovi, esatto, investimenti. A proposito di investimenti, state anche guardando con interesse, anche se sappiamo non è facile per le amministrazioni, però anche il cosiddetto piano, no? Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, che potrebbe aggiungere magari delle opportunità anche, certo, per voi.
Certo. Lì abbiamo creato un bel gruppo di lavoro a livello anche tecnico, a livello con la collaborazione dei nostri uffici, e stiamo partecipando in sostanza a tutti i bandi possibili, quindi attendiamo a breve le ulteriori risposte a queste misure. Ci siamo concentrati soprattutto in base alle scadenze di queste emissioni dei bandi, in particolar modo al tema adesso, quello che è stato più preminente, delle infrastrutture scolastiche, quindi anche le nostre scuole avranno fondi PNRR o meno, avranno comunque bisogno di alcuni interventi di riqualificazioni funzionali e di modernizzazione. L'abbiamo fatto, ma dovremmo investire ancora di più nella scuola, insomma. È un investimento che dobbiamo ai nostri giovani, insomma. Assolutamente, forse che sono gli investimenti anche più importanti. Sì. Bisognerebbe stare qui un'altra mezz'ora, sì, insomma, parlando anche di giovani, però penso che attraverso anche questi investimenti i giovani stessi ceretani di Cerea possano davvero rinnamorarsi, qualora non lo fossero, della propria città e decidere di investire proprio sul territorio. Certo. Perché penso che per il sindaco questa sia la massima soddisfazione che ci possa essere. Sì. No? È una bella sfida, lì dovremmo fare un gran lavoro, però partire dalla collaborazione col mondo della scuola, ma perché no, anche con il mondo degli oratori, delle parrocchie, quel mondo delle associazioni culturali. È una grande sfida, perché è bello vedere i giovani e vedere un po' una città come Cerea animata, perché i bar sono molto frequentati. Però insomma, non tutto si deve limitare alla frequentazione dei bar durante l'ora dell'aperitivo. È una città, ripeto, vivace, certo, però può dare, i giovani devono assolutamente dare qualcosa in più ed oltre anche sui temi che interessano ma non solo l'espressione della libera, certo, creatività, no, ma in generale per anche creare valore economico, la responsabilità, valore aggiunto, esatto, certo, quello sul territorio. Il vero obiettivo è far scatenare quella molla lì, insomma, trovare le chiavi, e che secondo me partirà dalla capacità di ascolto innanzitutto, perché se non riusciamo ad ascoltarli, mi dicono che moltissimi giovani questi mesi qua manco vengono avvicinati dalla classe politica, quindi non so neanche se si presenteranno alle elezioni, perché non vengono coinvolti. Questo veramente è un dispiace, insomma. E allora, in bocca al lupo per il 12 di giugno a Marco Franzoni, sindaco uscente e candidato con la Lega, per la Lega, con il supporto anche della lista dei Fratelli d'Italia. Grazie per essere stato con noi. Grazie ancora a voi.